10 marzo 2013 anche le comunità parrocchiali di Marina di San Lorenzo e di Rogudi partecipano alla raccolta fondi per la fibrosi cistica. È stata la giornata nazionale per la raccolta fondi, appunto, per la ricerca sulla fibrosi cistica, e anche oggi siamo impegnati qui nella comunità di San Lorenzo Marina, grazie anche all'intervento di Don Giovanni Zampaglione che ci ha voluti fortemente qui. E, niente, noi siamo la delegazione di Reggio Calabria nella sezione di Merito Porto Salvo, siamo appunto una fondazione che prevede, ovviamente, lo scopo principale è quello di raccogliere il maggior numero di fondi possibili per debellare questa malattia genetica grave ormai molto diffusa. Quindi l'impegno e il consiglio che diamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando è di partecipare o con i banchetti nella nostra zona. Noi saremo anche a Melito la prossima settimana di domenica e poi a Pentedatti nella nostra parrocchia, oppure anche contribuendo con il 5 per 1000. E tutte le informazioni per la donazione la troverete appunto sul sito www.fibrosicisticaricerca.it. Ringraziamo anche saltolavecchie.com per averci dato la possibilità di farci conoscere e far conoscere questa malattia. Buongiorno a tutti. La malattia è una malattia genetica molto diffusa, grave. Viene diagnosticata, e lo scopo è diagnosticarla al momento della nascita, perché prima si diagnostica e più c'è possibilità di far andare avanti con una vita più o meno regolare e i soggetti affetti da questa malattia, che si diagnostica alla nascita, ripeto, con l'esame con una goccia di sangue che prelevano dal tallone del neonato e anche il test del sudore è quello che è decisivo per la diagnosi della malattia. Purtroppo oggi le cure sono solo palliative, perché servono a tamponare l'avanzare Ed è il primo anno che noi appunto partecipiamo nella nostra zona, quindi nella zona di Melito, perché anche lo scorso anno con la campagna del ciclamino eravamo su Reggio, quindi diciamo che la delegazione ha semplicemente 2 anni di vita, e in questi 2 anni diciamo che ancora è poco il passo che è stato fatto, però speriamo che appunto sensibilizzando ancora di più i nostri concittadini riescano appunto ad avere buone speranze appunto alla ricerca. Aggiungere, spiegare la malattia, cosa colpisce nel fisico, colpisce principalmente i polmoni, colpisce il pancreas. Il pancreas, che è danneggiato per assimilare i cibi, per assimilare i nutrienti che servono al corpo, hanno bisogno degli enzimi pancreatici che vengono presi artificialmente. Ogni impasto che il soggetto fa deve integrare la mancanza di enzimi. E poter respirare bisogna fare la fisioterapia respiratoria, che è chiamato anche drenaggio posturale, con fisioterapia. Devono espettorare, perché il muco che viene prodotto dai nostri polmoni in un soggetto normale è fluido, nel soggetto con la fibrosi cistica è denso, è difficile da tirar fuori. Stagnando nei polmoni provoca dei danni, delle infiammazioni, delle polmoniti, del broncopolmoniti, insomma tutti i danni che
che interessa l'apparato respiratorio. E la fisioterapia serve appunto a liberare per poter svolgere una vita più o meno normale. Ed è una cosa che tutti i giorni, al mattino, qualche volta anche a mezzogiorno, la sera, principalmente due volte al giorno il drenaggio posturale, principalmente. E poi nei periodi di infezione si va anche a tre. Perciò la vita del soggetto con la fibrosi cistica è piuttosto pesante. È una vita piuttosto, un cammino piuttosto in salita. Il pianto polmonare per mancanza di organi è riservato solo ai soggetti che sono proprio all'ultima spiaggia. Cioè è una soluzione, diciamo, però è molto, perché le donazioni degli organi non sono purtroppo sempre possibili averli, perché le persone hanno paura, le persone pensano, cioè non si è propensi a dire, purtroppo se succede una disgrazia che muore una persona, perché purtroppo, parliamoci chiaro, il trapianto polmonare, per avere un organo deve morire un'altra persona, se la persona non c'è più, si può cercare di salvarne un'altra, essendo disponibili. Non saprei cos'altro dire. Buongiorno a tutti, sono Stefano. Io sono uno dei volontari che si occupa per questa attività di raccolta fondi per la ricerca della fibrosi cistica. L'attività di volontariato, si sa, in Italia è quella che manda avanti le diverse attività di ricerca, le diverse attività che riguardano sempre l'assistenzialismo e il sociale. Il volontariato ovviamente opera sempre nel terzo settore. I volontari di questa delegazione sulla fibrosi cistica di Reggio Calabria sono impegnati con giovani che partono anche dai 15 anni. Il loro contributo è preziosissimo, perché avere un sostegno anche fisico è molto importante, perché bisogna avere anche risorse umane, ovviamente. Da soli non si riesce, al di fuori dei contribuenti alla ricerca. Io ho conosciuto questa realtà perché ho quattro amici che hanno questa malattia, e ovviamente gli amici sono una cosa importantissima e si fa questo per loro. Quindi io, da volontario, sono impegnato in questo, perché ovviamente, a prescindere dal fatto che ho amici che hanno questa malattia, mi do da fare nel volontariato nella mia vita. Perciò io ci tengo a lanciare un appello, perché magari se non si vuole fare parte con contributi in denaro economici, nuovi volontari potrebbero essere coinvolti in questa realtà. Più siamo e più il gruppo sarà organico.